Buonasera Napoli 2021, bentornati al nostro appuntamento con le tribune elettorali. Incontriamo questa sera nei nostri studi Vincenzo Caruso della lista Napoli 2030 in appoggio ad Alessandra Clemente, candidato sindaco. Benvenuto. Benvenuto, ciao a tutti. Imprenditore molto giovane, 36 anni, ma ha alle spalle una lunga esperienza, possiamo dire in due campi, nel senso sia come artigianato locale, perché la sua famiglia comunque è una famiglia che è da sempre presente nel centro di Napoli, precisamente al Borgo Refici, dall'altro lato quello che lei è riuscito in qualche modo a rappresentare come next generation è quella della digitalizzazione del commercio della sua attività. Quindi l'importanza di mettere appunto la sua competenza al servizio del prossimo con questa candidatura. Come è nata l'idea? L'idea è nata che io tantissimi anni fa, nel 2016, partecipai a un progetto con Union Camere, collegato con la Camera di Commercio, che si chiama Progetto Eccellenza Digitale 2016. E da lì ebbi una riconoscenza come caso di eccellenza in digitale per le interazioni sui social della mia azienda, la Gioielleria Caruso. E da lì incominciai a capire qual era la mia passione. Incominciai a fare dei corsi, degli studi in social media e web marketing e da lì incominciai a capire che era la mia attitudine. Poi successivamente ho capito che conoscendo che il mercato si stava incominciando ad arrivare su internet, ho capito che i gioielli bisognava comunque mostrarli comunque sul digitale, sul web. E infatti sono riuscito a internazionalizzare la mia azienda attraverso una piattaforma e-commerce, attraverso una struttura ben strutturata. Tutto questo può essere messo al servizio della comunità? Secondo lei, insomma, da qui anche la sua scelta di scendere in campo? Sì, è fondamentale, perché oggi con un click si può arrivare direttamente a una persona a casa. Infatti ho utilizzato degli strumenti, tipo come Telegram, che oggi è uno strumento utilissimo per fare degli articoli ad hoc, per arrivare sui telefonini delle persone tramite WhatsApp, attraverso un'applicazione che si chiama Telegraph. Quindi vengono fatti degli articoli mirati che con delle descrizioni ad hoc arrivano tramite messaggio oppure tramite chat broadcast. Quindi attraverso questo nuovo metodo e nuovo modo di comunicare, ovviamente per me è sperimentale, perché oltre al porta a porta, che è fondamentale per quanto riguarda per acquisire in questo caso consensi, clienti. Quindi questa nuova metodo potrebbe essere vincente. Quindi dal mio punto di vista, con la mia esperienza, io voglio mettere a favore della mia città il mio caso acquisito nella mia azienda, cioè attraverso questi risultati ottenuti, e vorrei mettermi a disposizione della città. Infatti mi sono candidato come consigliere al Comune di Napoli con Alessandra Clemente per mettere a disposizione l'innovazione, la digitalizzazione e la tecnologia, che sono fondamentali per poter poi aderire al nuovo decreto del PNRR per la digitalizzazione, se i fondi ovviamente verranno approvati. Certo. Dall'altro lato però c'è invece l'artigianato, no? Quindi sì, insomma, la storia della sua azienda, come di tante altre della nostra città, che rappresentano un po' anche il Made in Naples. Anche questo va tutelato. Sì, va tutelato. Infatti l'artigianato è fondamentale, è l'anima del commercio. Infatti io che risiedo in un quartiere che è il Borgo Refici, che è il fiore all'occhiello per quanto riguarda il settore orafo dal punto di vista nazionale e internazionale, io infatti sto cercando di, se riesco in questa opportunità che mi è stata data, riesco ad ottenere il consenso a fare degli eventi, delle cose, delle organizzazioni, io vorrei
fondamentalmente cercare di fare un programma, che il mio programma è molto semplice: dare sicurezza al quartiere, dare più aree di sosta, cioè rispettare fedelmente il programma, quello di Alessandra Clemente, dove i suoi punti fondamentali ne sono 7 e io da questi 7 punti ne ho scelti 2 o 3. La cosa fondamentale sono, prima di tutto, innovazione e tecnologia, sicurezza, rispetto per l'ambiente e soprattutto i diritti del lavoro. Che lì all'interno dei borgorifici ci sono degli artigiani e dei commercianti dove hanno bisogno di reintegrarsi, perché il lavoro, c'è tanto lavoro da fare e c'è tanta strada. Ovviamente se arriviamo al 3-4 ottobre è solo come un inizio, non è un punto di arrivo, certo. Che uno sale, diventa consigliere, certo. È tutto a posto, andiamo tutti quanti a casa, ma in questo caso dobbiamo iniziare a lavorare e dobbiamo vedere se tutto va bene, insomma. Queste sono solo idee, io sto mettendo in campo solo quello che i risultati che ho ottenuto, le mie competenze a favore della città. Quanto è importante avere secondo lei anche un sindaco giovane? Lei è molto giovane, le liste di Alessandra Clemente raggruppano dei giovani come appunto anche lei rappresenta come fascia d'età. Quanto può essere importante questa apportare appunto un nuovo punto di vista giovanile nella macchina comunale amministrativa? Allora, io penso che i giovani sono la forza e la vita della città, perché noi dobbiamo cercare di smuovere la coscienza delle persone adulte, dei nostri per esempio genitori, delle persone più grandi, affinché loro possano tramandarci e trasmetterci delle competenze, perché purtroppo, ti parlo del mio caso, io vengo da una famiglia di generazione in generazione, infatti questo mestiere viene tramandato da padre e in figlio, però certe volte la cosa più triste è che questa cosa non viene trasmessa, perché o il figlio prende un'altra strada, oppure perché molla e va via, infatti molti giovani vanno all'estero, vanno a cercare lavoro altrove, e infatti io vedo soprattutto in Alessandra Clemente, che è candidata a sindaco, che è una ragazza giovane, una ragazza pulita, rappresenta la faccia pulita della nostra città, e soprattutto grazie a lei noi riusciremo, noi giovani tutti insieme, a cercare di fare una squadra, perché quella è la cosa fondamentale, fare squadra, non pensare più all'individualismo, certo. Oppure a cercare di fare un qualcosa per prendersi delle gratitudini, perché oppure prendersi il merito. Oggi se non fai lavoro di squadra sei fuori. Assolutamente. Quindi uniti per me si vince. E questo per me è il mio motto personale ed è anche il motto di alcuni giovani che ho conosciuto e che in passato ho fatto associazionismo e l'ho portato sempre avanti. La cosa che più le chiedono durante questa campagna elettorale che raccoglie come richieste dall'elettorato? La cosa che i giovani che io incontro, i cosiddetti colleghi. Ah no, proprio gli elettori, che cosa chiedono alla nuova amministrazione? Quali sono le lamentele maggiori nei confronti della città? I soliti lamenti sono quelli che dicono: ci mancano i giardinieri, ci mancano i vigili, ci manca il decoro urbano, ci manca questo. Però ricordiamoci, amici, come io seguo Alessandra dice sempre, la macchina istituzionale era composta da tante unità, ma non so precisamente quante. Le unità sono state dimezzate, quindi dalla nuova gestione, quindi purtroppo il lavoro era per poche persone, perché non c'era proprio la possibilità per poterlo portare avanti. Però con questa nuova, con questo nuovo progetto che si sta costruendo e si sta cercando di fare squadra, si riuscirà poi, con i fondi che arriveranno, di cercare di mettere a posto la situazione. Certamente ci vorrà del tempo e ci vorrà la collaborazione di ogni singolo
individuo, perché come dice Alessandra, se lei incomincia a muovere delle leve e queste leve che muove non c'è la, diciamo, la collaborazione, oppure c'è di mezzo la burocrazia, tutte queste cose che avvengono e comunque bloccano la macchina, certamente uno non è che può fare certo, i miracoli. Certo. Va bene, allora, terminato il nostro tempo a disposizione, Vincenzo Caruso, noi la ringraziamo per essere stato grazie nostro ospite. Grazie a te. Ricordiamo naturalmente la lista che si chiama Napoli 2030 con Alessandra Clemente, sindaco. Vota per te, vota Alessandra Clemente, sindaco.